Ora invece parliamo di Nicola Le Grottaglie, che è protagonista della grande stagione del Catania e lui proprio in prima persona sta facendo grandi partite, l'ultimo il gol decisivo contro la Lazio. Ha presentato un progetto, Missione Paradiso, ogni lunedì sera metterà a disposizione di tutti la sua testimonianza di vita, un incontro che lo ha cambiato profondamente. Magari qualcuno è qua per curiosità, magari qualcuno qua è venuto per dire, ma andiamo a vedere sto pazzo cosa dice. Questo esaurito, cosa ha da dirci questa sera? Sembra che ha scoperto il mondo, sembra che ha scoperto cose nuove, andiamo a sentirlo. Il primo incontro di Missione Paradiso è un mix di canti, video e musica. Le Grottaglie catalizza l'attenzione, parla di Gesù definendolo suo papà, parla di amore, fede e perdono. Ad ascoltarlo, almeno 500 persone, c'è Ciro Capuano, i tifosi della curva come quelli della tribuna VIP. Tutti hanno esultato al suo gol alla Lazio che ha acceso il sogno europeo, perché a Catania chi ama il calcio si sente già in paradiso. Credo che Catania aveva bisogno di un'annata così diversa dalle altre, magari in altre annate ha sofferto un po' di più per la salvezza, quest'anno invece si sta prendendo delle belle soddisfazioni, soprattutto sta vedendo un bel calcio, che è quello che poi diverte le persone, un calcio spumeggiante, un calcio che non ti annoia ma che cerca sempre la vittoria, giocatori bravi che ti fanno divertire, quindi c'è un mix di ingredienti perfetto per poter fare un'annata grande come stiamo facendo noi, però ancora non è finita, ancora mancano 10 partite e qui si vedrà veramente di che pasta e cosa vogliamo veramente. Da Catania per Sky Sport 24, Francesco Triolo.